Carmine Mone e Michelangelo Iossa. Vi diamo benvenuti a questa quarta edizione della Mostra Rock. Presta la musica, alla creatività, al rock, poi Napoli è una città rock, quindi sono certo che fino ad aprile questo nostro PAN sarà attraversato da tanti concittadini, tanti turisti e soprattutto tanti giovani. Diciamo che gestire Napoli può essere un'impresa un po' rock. Devi essere un po' rock e un po' pazzo, che ci stanno pure bene insieme. Go! Go! Abbiamo iniziato alla grande con la band, rock band ufficiale della NATO, con il grande Nat Peterson che è il basso di Keith Richards e di Eric Clapton per intenderci, e ora ci aspettano quasi 2 mesi di grandi performance. È un evento che ha richiamato circa 700 persone nella sua prima giornata, solo nelle prime ore, ed è un evento che si è articolato in 3 momenti, un concerto della flagship band della NATO, la US Navy Band, che ha suonato 20 minuti di grandi classici del rock, e poi siamo arrivati alla conferenza stampa in cui hanno partecipato il Consolato Generale degli Stati Uniti, il British Council, l'Ambasciata Britannica, il Sindaco di Napoli e 2 grandi musicisti. Michi, mi sembra che la mostra è iniziata oggi e va avanti fino al? Fino al 6 aprile. Quanti appuntamenti tematici abbiamo? 25 appuntamenti tematici. Presentazioni di CD, reading teatrali, dischi, spettacoli, dischi e quant'altro. Vi aspettiamo come sempre numerosi. Palazzo delle Arti di Napoli, Napoli, Via dei Mille, ingresso gratuito. Appunto.